addirittura diventato nervoso a tutto quanto, quindi c'è magari da aspettarsi che ci siano dei sobbalzi sia long che short. Adesso basterebbe una piccola notizia positiva e l'euro-dollaro schizzerebbe a rialzo. Comunque, torniamo all'analisi ciclica, all'analisi del prezzo. Questo è un ciclo, si sta chiudendo, bastava disegnarlo così, prendiamo la penna. È venuta anche la tosse. Allora, metto la penna. Così spiego un po' la struttura di un ciclo. Se io ho un ciclo, così, all'interno del ciclo ho la mia M ciclica, la prima gamba, la seconda, la terza e la quarta. Ok, questo è un ciclo regolare, un ciclo laterale. Quando io ho il minimo di partenza e il mezzo ciclo, quindi la parte centrale della distribuzione o la parte centrale della distribuzione di un ciclo. Boh, adesso incomincia ad andare via anche qui. Che è successo? Poi lo ripassiamo. Ciclo. Vediamo come si cancelli. Io mi traccio dalla parte di partenza e la parte centrale, mi traccio una trend line. Quindi so che quando il prezzo parto con la terza gamba e poi va a chiudere il ciclo, quando va sotto la trend line, io devo cercarmi lo short. Quindi prima parte dei cicli è sempre long, la seconda parte è short. La parte centrale è un po' difficile perché potrebbe essere un ritracciamento della continuazione di un trend long, quindi questa gamba potrebbe essere più lunga. Poi fermarci così. Prendiamo un'altra penna così la disegno diversamente. Verde. Se io questo qui è il ritracciamento, questo è il proseguimento di un trend long e questa è la chiusura del ciclo. Da cos'è che posso capire che non avviene questa funzione, cioè non avviene, prendo la penna rossa così. Da cosa posso capire che non avviene questa cosa qui? E questo è un ritracciamento e non un'inversione del trend. Se fosse un'inversione del trend, sarebbe questo un ritracciamento e questa è la continuazione. Ma visto che poi il prezzo mi spara in alto così, e mi fa la prima gamba lunga, la seconda lunga, la terza più lunga ancora della prima, quindi mi rompe questo massimo, vuol dire che questo ciclo qui non sarà un ciclo che andrà a chiudere così, ma sarà un'altra cosa. Adesso vi prendo un'altra penna, prendiamo la penna nera di nuovo. Non sarà un ciclo laterale, ma sarà un ciclo così, un ciclo verticale, giusto? Invece se, prendiamo la penna di nuovo rossa, se invece il prezzo parte con una gamba corta, si fa una gamba centrale ancora più corta, scusa, più lunga di quella di partenza, poi mi fa una gambettina corta e poi mi riparte a ribasso. Qui avrei all'interno, posso già giocarmela in principio, che questa qui è una distribuzione ribassista. Ok? Cancello tutto questo che fa un po' confusione. Disegniamo le tre. Non si cancella. Adesso non si cancella più. Guardate che storia. Allora, se io ho una distribuzione, questa è la penna sbagliata, ecco qua anche l'antivirus che si fa presente. Distribuzione rialzista, ma perché non mi prende la penna? Distribuzione rialzista, questa. La distribuzione laterale. Abbiamo appena qui si vede, laterale è questa e la distribuzione invece ribassista è questa. Ok? Poi all'interno avremo le tre M che ho già disegnato, una con le gambe più lunghe e la gamba più corte. Se abbiamo il massimo dalla parte più esposto dalla parte sinistra, allora avremo probabilmente una
distribuzione di bassista, però se il massimo è più spostato verso destra avremo una distribuzione rialzista. Ok? Bene, allora cancelliamo questo. Prendiamo la penna e andiamo a vedere sul grafico. Ok. Perché ho messo quel segnale long? Comunque è un segnale long che non è detto che lo si deve prendere a tutti i costi, non lo si deve prendere assolutamente oggi che è venerdì. Ma io aspetterei di vedere come si comporta nel fine settimana la macro politica, che potrebbe succedere anche qualcosa. E poi aspettare magari lunedì di cercare un'altra entrata. Ma se io ho in questo punto la parte centrale, la parte iniziale del ciclo, qui ho la parte alta della M, qui ho il mezzo ciclo, qui ho la parte alta e qui ho la parte in chiusura. Potrebbe arrivare a fare un doppio minimo, quindi avere una distribuzione laterale, un ciclo mensile che praticamente ha chiuso laterale, come potrebbe fermarsi adesso qui e ripartire. Ricordo a tutti che comunque non è detto che lo deve fare adesso, ma andiamo a vedere. Nel passato qui è partito il ciclo mensile, il ciclo annuale, ok? È andato a chiudersi, adesso si protrae qui sotto, fino a quando la linea blu del detector non mi va a finire qui sopra, non è partito il ciclo annuale. Però quando incomincio a vedere che la distribuzione blu, la linea blu del detector mi va a finire qui sopra, vuol dire che la distribuzione annuale è in partenza, ok? Quindi mi aspetterò una sequenza di cicli tutti positivi. Questo potrebbe essere anche già l'inizio, se questo ciclo qui, per esempio, mi chiude qui o qui, comunque mi chiude superiore a questo minimo qui. E adesso possiamo anche fare una cosa del genere, togliere questo del grafico, metterla qui e metterla verde. Una soglia di supporto che è più forte di questo, mi sa che non c'è perché è la parte più bassa che esiste, quindi rompendo questo andrebbe via a un sell-off incredibile anche sull'euro-dollaro, oppure neanche un sell-off, perché magari tanti non ci credono più, quindi non vanno più short. Ok? Però adesso tanti punteranno da questa zona qui a qui. A meno che oggi, visto che è venerdì, non ci siano delle prese di profitto proprio perché il mercato è nervoso, il mercato è suscettibile a ogni notizia, si espone o viene praticamente catapultato a rialzo, a ribasso con piccole news o anche grandi news e non riusciamo a stare dietro al prezzo. Potrebbe oggi perdere i minimi e tornare un attimino un po' più alto, magari addirittura tornare nei massimi di ieri, proprio perché ci saranno delle prese di profitto e tutti quanti escono dalla loro posizione proprio per lasciare nel fine settimana il conto libero. Potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ok? Poi io ho messo il calendario qui, non so se oggi succede qualcosa, c'è qualcosa sulla sterlina, però la sto tradando, ma poi il resto va bene. Cioè, stasera c'è un casino di cose, per esempio. Cioè, vabbè che non dico che siano a tutti i costi notizie che dovranno muovere il mercato, però lasciamo stare. Poi ci sono sempre quella storia della Grecia e la Russia e tutte queste cose che stanno succedendo, quindi la macro politica fa il suo gioco nel fine settimana. Bene, ok, quindi per l'euro-dollaro, piccola spiegazione di un time frame un po' più ampio, come ripartenza di un ciclo mensile dovrò aspettare comunque che si rigiri l'indicatore, torni qui sotto, così l'unica cosa che dovrei tenere d'occhio per il tempo futuro, e quello anche quando dico tempo futuro vorrei fare una parentesi perché è una cosa che mi è rimasta impressa da tantissimi anni quando ho fatto io stesso, prendevo lezioni e sono andato ad Amsterdam ad un corso di trading, o meglio, una riunione di trading, a seguire delle lezioni, un seminario, no? Praticamente. Allora, cosa è successo? Che un relatore disse che una cosa, cioè, diciamo, un segreto per
imparare a fare trading è rimanere a più lungo possibile nel trading con lo stesso conto, cercare di non di guadagnare, vabbè, certo si cerca sempre di guadagnare e di non perdere, però cercare sempre di non azzerare il conto, di rimanere con il conto sempre stabile anche se non si fa trading, anche se si fa poco trading, perché a più tempo rimani nel mercato più riesci ad assimilare le sembianze del grafico, che ne so, dei pattern di candela per chi fa candele giapponesi e tante altre cose. Allora, magari di chi adesso da questo punto qui si aspettava nelle mie vecchie lezioni che io avevo annunciato che c'era l'anno in chiusura qui, e da questo punto qui vediamo che l'ultimo ciclo rialzista era questo, rialzista dico che quando il minimo di partenza è più alto del minimo di chiusura. Qui abbiamo il minimo più basso, quindi ciclo ribassista, ciclo ribassista, ciclo ribassista, ciclo ribassista, ciclo ribassista, ciclo ribassista, ciclo, ciclo. Non si sa se questo è un ciclo ribassista o un ciclo rialzista, ma se questo mi rimane, no, non esistono qui, ti devo interrompere, mi devo interrompere un attimino. Umberto, non esiste, non è una sequenza ciclica questa, quindi non ci sono l'1, 2, 3, 4, è soltanto non è impossibile guardarla così, perché è una distribuzione talmente ampia che è impossibile, non ritorna dentro i margini o i criteri. Comunque, questo, se mi rimane così, che non mi chiude ribassista, che mi rimane sopra questa zona qui, allora cosa succede? Che da questo punto qui potrei o venire ingannato, che magari mi fa un ciclo strano per poi continuare, che può anche essere, ok? Però nel migliore dei casi, quando incomincia ad abbandonare il minimo, tenersi lontano da questo minimo e ripartire, poi magari mi fa un nuovo massimo rispetto a questo, allora avrò anche il detector che si troverà nella parte alta, quindi comincia a salire tutto il mese, quindi tutti i cicli saranno rialzisti. Se andiamo a vedere le sembianze di una distribuzione annuale completa, se la penna mi vuol fare lo scherzo di funzionare, al limite qui chiudeva e qui ripartiva, adesso questi minimi qua sono doppio minimo, è quello che ti dico. Adesso che la faccia partire qua, la faccia partire qua, non cambia niente, comunque anche questo potrebbe essere un doppio minimo per poi ripartire, ok? Quindi ciclo laterale, ciclo rialzista, 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 fino a qui. Parte dove? A maggio dell'anno scorso, addirittura di 2 anni fa, del maggio del 2014, dell'anno scorso, allora. Scusate, sono un po'. Maggio del 2014, qui ha incominciato a fare dei cicli ribassisti, ok? E dopo la prima discesa, dei primi cicli ribassisti, non ne ha fatto neanche uno di mezzo rialzista. Non avrebbe senso, ok? A meno che non si faccia una distribuzione come in tanti cross, che magari sono un po' più stabili, diciamo, per nella caratteristica della coppia, sono un attimo un po' più stabili, magari fanno cicli annuali che si protrae in lateralità, quindi magari fa dei cicli anche rialzisti, poi rialzisti, 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 che poi alla fine sono rialzisti, ribassisti, laterali, che tutta la distribuzione si protrae in laterale. Ok? I classici cross che magari non hanno tanta volatilità, però alla fine rimangono sempre per via della manipolazione del proprio governo o del proprio paese, sempre più o meno nella stessa zona. Ok? Andiamo a vedere sul 4 ore come la ragione ciclica diceva che era short, nel senso che se io vado a vedere da qui abbiamo una sequenza, chiaro che qui dobbiamo cercare nei time frame un po' più stretti, cercare la propria distribuzione, proprio per cercare anche dei vincoli per riuscire a fare del trading. Qui avevamo la parte centrale di una distribuzione, quindi la parte numero 2, come dicevo prima, se io vado con parte di partenza del ciclo, adesso si è bloccato alla parte centrale, ok? Se io adesso mi immagino che questo sia, vado a vedere che questa è la prima gamba, seconda gamba, terza gamba e quarta gamba, abbiamo tutto un ciclo che corrisponde con le quattro sequenze cicliche,
ciclo 1, ciclo 2, ciclo 1 fatto un po' strano, però cioè, la parte più bassa è la parte sinistra, la parte più bassa è la parte sinistra, la parte più bassa è la parte sinistra, e qui ho fatto un ciclo 3 ancora rialzista, però già si vedeva che da qui poteva o farmi lo scherzo oppure ripartire a ribasso. Quindi sotto questo minimo ciclicamente era lo short preannunciato, si potrebbe dire anche così, ok? Quindi ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, questo è il ciclo 4. Attenzione, che sia un ciclo 4 non vuol dire che adesso assolutamente a tutti i costi non voglio essere mettere la pulce nell'orecchio che assolutamente adesso deve fare questa cosa qua, ok? Anzi, io mi astengo ad andare short, mi astengo anche ad andare long, aspetto qualche ritorno, perché tanto possiamo segnare qui il numerino 4 e va bene così. Mettiamo il 4 se vuole. 4. Se io qui ho il ciclo numero 4, potrebbe essere un ciclo 4 un po' stretto, magari anche un ciclo 4 non completo, venire addirittura, visto che questo mercato qui è un po', diciamo, nervoso adesso con delle notizie, con delle news, che ne so, magari l'Europa si decide di andare di nuovo incontro alla Grecia, mettendo magari anche, che ne so, con un altro patto, ma finanziare la Grecia nuovamente con altri soldi, e allora magari entrano soldi nel mercato e sparare al rialzo. Vi faccio degli esempi, o comunque anche già dal mercato speculativo, a questo punto qui, vedere che siamo in una zona un attimino di resistenza, di supporto in questo caso, se magari il prezzo ritorna sopra questa zona qui, incominciano a chiudere tutti gli short e a comprarlo, quindi potrebbe sparare a rialzo. Ok? Quindi il ciclo 4 non dico che sia assolutamente concluso qui, potrebbe continuare come potrebbe anche fermarsi. In ogni caso è già pronto, è arrivato al suo punto dove si poteva chiudere. Qui il ciclo sta per dare un altro segnale, e siccome è così concepito l'indicatore che non esistono due segnali long, ma esistono solo long, short, short, long, cioè praticamente long, sono alternati. Non esistono due segnali che escono due short o due long, ci sarà sempre il segnale alternato, quindi adesso ci sarà comunque il segnale long, che sia un segnale forte, che sia un segnale debole, questo non lo so. La distribuzione è stata chiusa, adesso deve ripartire. Una cosa che magari mi potrebbe far pensare che la distribuzione è già chiusa e deve ripartire è che il detector vedo che non è tanto sbilanciato a ribasso, non è che sia andato a chiudere più di tanto. Potrebbe essere che non ha ancora chiuso tutto, cioè che dovrebbe ancora scendere ancora un po', o comunque che potrebbe fare un rialzo. Poi qui potrebbe comportarsi come nel ciclo orario H1 e farmi una cosa del genere, che io la chiamo sposa, un attimino solo che il grafico non vuole, prendo nel frattempo l'occasione per... Ecco, qui si è bloccato. Potrebbe fare una cosa del genere, che io la chiamo sposa, che è questa cosa qui. Da qui vedete il primo ciclo, cioè il ciclo ha fatto la prima M, la seconda, la terza. E nell'indicatore qui ho fatto la partenza del ciclo, chiuso il ciclo e qui mi ha fatto la sposa. Io la chiamo sposa perché do dei nomi un po', ma magari appoggiandomi all'idea di Larry Williams, un po' più strani per rimanere un po' che rimangono impressi. Quindi, se io mi immagino che questa qui sia la sposa, adesso disegniamo qui la testa, qui è, diciamo, il vestito da sposa, fa così. Poi non mi è venuto in mente nient'altro, questo qui è il vestito da sposa. Ok? Quindi ha fatto la sposa, quindi il ciclo è stato chiuso, qui ha fatto una ripartenza ciclica che non è una ripartenza ciclica, ma è la ripartenza di un mezzo ciclo, quindi questo è il mezzo ciclo. Posa e via. Quindi lo potrebbe fare, e quindi qui piccola parentesi, visto che ho letto la mail, tu Umberto,
magari ci sentiamo a voce lunedì per fare un pianificare, ma più che altro è che ti do ragione, l'idea di fare una sequenza di video dove spiego tutti quanti è la cosa migliore. Infatti, quella che sto facendo, infatti anche questa cosa qua della spoiler e tutto il resto, rientrerà tutta nella sequenza. Quindi in questa parte di grafico qui non si deve escludere che magari questa sia una sposa. Adesso la penna purtroppo non funziona. Ok? Non è che non funziona la penna. Una volta i grafici erano non a 5 decimali, quindi magari la penna si fermava, adesso non so perché non funziona più, non si ferma più, penso che ci sia. Perché il grafico è sempre un movimento, quindi ogni movimento mi cancella la penna. Penso che sia questo, perché ogni tanto rimane un po' di più e ogni tanto se ne va subito. Boh, non so, magari troverò ancora il sistema di farla funzionare. Ok, quindi probabilmente potrebbe fare la sposa come potrebbe invece ripartire. Ok, l'unica cosa ti sto leggendo un attimino. Ah sì, no, va bene, Alessandro, la domanda è giusta, il problema del detector è che di tutti gli indicatori che non può tener conto degli avvenimenti reali. Certo, questo c'hai ragione, ti do ragione, tutti gli indicatori sono basati sul prezzo. L'unica cosa che, forse tu non mi segui non da tanto, l'unica cosa che sia l'indicatore ciclico che sia l'indicatore del detector è un indicatore che tiene anche il conto del tempo, ha un parametro dentro nell'indicatore che conta anche il tempo, quindi potrebbe probabilmente anche fregarsene della discesa e già prendersi la zona per ripartire. Non ha tutto quanto, ti do ragione comunque completamente, se adesso continua a fare così, anche il detector continuerebbe ad andare giù. Infatti lo possiamo anche vedere negli altri grafici, però magari riesco a trovare anche un esempio di quello che ti volevo far vedere. Avevamo già fatto questa cosa qui, che tante volte faccio, qui trovo un esempio forse, aspetta. Ecco qua, qui ti posso fare un esempio, quello che ti dicevo, se qui il detector sta scendendo, no? Mi dici, tu, tanti indicatori funzionerebbero che se qui il detector scende normalmente dovrebbe aver avuto anche il prezzo che qui scende, giusto? In questo caso qui il detector è sceso per chiudere la distribuzione, però il prezzo saliva. Classica divergenza in tanti altri indicatori. Qui non è una divergenza, ma è proprio perché qui mi deve ripartire una nuova distribuzione perché l'azione ciclica qui è chiusa, è finita. Ok? Solo per farti un esempio, adesso non sto a cercarvi altri, però non voglio dire che sia il santo graal questo indicatore, però anzi, proprio assolutamente no, però abbinato con tante altre, abbinato al metodo ciclico e a tanti altri, come si possono chiamare, caratteristiche da seguire sui cicli, può assolutamente essere d'aiuto, anzi è indispensabile. Infatti lo dico sempre che il detector anche se viene magari da chi ha l'indicatore un po', diciamo, non sempre osservato, la cosa principale da osservare in questo indicatore, in tutto l'indicatore l'autociclo, è proprio il detector, perché il detector è la cosa principale da tenere conto, perché se io ho il detector in questa zona qui, andiamo a prendere il point. Se io ho qui il detector in questa zona qui alta, vado a vedere, sono in chiusura di distribuzione, non andrò a cercarmi long, cercherò gli short perché il detector deve chiudere. Come quando qui ho il detector nella parte bassa, nelle più delle volte avrò ragione a cercare i long, ma anche nelle più delle volte, visto che non è ancora andato sopra la linea del 15, che poi l'ho segnata dopo che l'indicatore era già pronto, però aspettando che incominci a girarsi verso l'altro, è più possibile cercare i long che gli short, proprio perché ha il fattore che deve ripartire. Ok, perfetto.
Allora, grazie comunque. No, anzi, sono contento che c'è un po' che vengo interrotto e c'è un po' di azione anche da parte vostra. Deve essere un po' anche interattivo il webinar, perché io a volte vado sparato, perché per me è una cosa normale fare queste cose qua, è una cosa che guardo sempre, quindi sono sempre sparato, non mi fermo. Invece se mi interrompete magari le spiegazioni sono un attimino più dettagliate. Ok, allora. Si è bloccato di nuovo il MetaTrader, un attimino che si sblocca, poi andiamo a vedere la situazione del dollaro yen, se permettendo, beh, tanto mi devo. Ecco qua. Allora, qui l'abbiamo fatto la spiegazione, qui sull'H1 abbiamo ciclicamente una distribuzione completa, inutile che io adesso incomincio qui a contarmi i cicli, anche se lo potrei fare, qui abbiamo il pattern della sposa. Pattern della sposa che poi andrò a spiegare magari in un video extra. Questo qui potrebbe essere la sposa, potrebbe essere. Vi dico che non è che sia il metodo infallibile o che io mi cerco assolutamente qualcosa per renderlo infallibile o spiegabile. È che io ormai è mio, lo so usare come, che ne so, io guardo anche senza guardare i numerini o i cicli che mi sono segnato, so più o meno dove sono, anzi so dove sono. Io qui so che la distribuzione è in chiusura, anche se guardo il detector potrei notare che il detector è in questo punto qui dove ha chiuso, non era ancora andato sotto. Quindi mi posso però spiegare che da qui parte qualcosa e questo long l'abbiamo fatto in un webinar. A parte questo, vedo che poi torna giù e va giù. Altro indicatore che abbiamo inserito, che ho inserito, che dovrebbe essere o oggi o lunedì reperibile nel sito, questo indicatore qua mi dice che da qui posso andare long. Giusto? Però se devo guardare anche l'altra parte della moneta, l'altra parte della moneta mi dice se io qui non devo andare long e il prezzo va sotto, potrei dire che da qui vado short. No, mi astengo ad andare long e guardo che c'è la debolezza. Noto che mi va a rompere questo minimo, che è il minimo di partenza di un ciclo, sebbene siamo nella chiusura del 4, potrebbe essere un 1, una distribuzione ribassista, che ultimamente ne sta facendo perché la distribuzione annuale è ribassista, quindi se il ciclo 4 mi ha chiuso qui mi parte l'1 e qui diventa un ciclo ribassista. Quindi da qui in ogni caso si comincia una distribuzione ribassista, che poi la distribuzione ribassista non sia mai una distribuzione regolare, quindi ossia poche volte una distribuzione regolare, quindi magari mi va a fare una distribuzione che non contiene tutti i cicli. Qui magari posso dedurre che questo è il ciclo 1 e questo è il ciclo 2 e questo è il ciclo 3, però non ho la lettura completa della partenza di una distribuzione per via del detector, proprio perché è concepito così. Quindi questo qui rimane un pezzo di grafico che io lo chiamo sposa, o comunque una distribuzione irregolare a due quarti, che come potrebbe essere anche questa. Guardate qui, la sembianza è questa. Quindi a questo punto qui mi dovrebbe ripartire. Non mi deve ripartire assolutamente, però posso già prepararmi che se incomincia a rompermi questo supporto, micro supporto dell'orario, a cercarmi long. Ok? Come cercarmi un long dal pivot adesso a metodo o gratta e vinci, come l'abbiamo chiamata questo tipologia, proprio per dire io entro perché lo stop loss me lo metto sul minimo e quindi sto rischiando uno per farne 100, cioè sto rischiando 1 euro per vincere 1 milione, come il gratta e vinci. Quindi se io adesso qui c'è questo indicatore di pivot che non mi piace per via delle scritte, poi le faccio togliere, anzi le tolgo io. Quindi se io fossi entrato adesso long sarei in guadagno di 12 pips. Non dico che con 1 euro guadagno 1 milione come nel gratta e vinci, però con 1 euro potrei guadagnare 10, 15, quindi lo stop loss era pochissimo, era il minimo possibile, che è di 5 pips. 5 pips per farne 10-12. Ok? Questa è una posizione gratta e vinci. Sebbene indicazione short. Ok? Comunque, non andiamo a continuare su queste cose qui. Anche sul 15 minuti, vediamo che qui un'altra cosa che magari potrebbe essere aiuto, Alessandro, che se vedi che qui il detector sta partendo, però il prezzo è andato giù. Anche questo qui un'indicazione che magari su tanti indicatori non viene data. Ok, andiamo avanti perché vorrei vedere anche il
dollaro yen. Ok, prima operazione in positivo, adesso arrivato a questa zona qui, io ho chiuso praticamente questa e questa, non ce le ho più. C'ho soltanto un'operazione a pari, quindi questa la potrei anche spostare, questa la potrei spostare, potrei anche togliere tutte le frecce. Ok, mi rimane questa. Adesso c'ho una zona però che l'avevo già segnalata l'altra volta, allora continuo a tenere sotto d'occhio, diciamo il posto. È come quando per farvi un esempio, io mi ricordo di un vicino di casa mia che era è ancora tuttora un accanito pescatore, e mi ricordo che, essendo lui più anziano di me, quando io ero bambino mi portava alla sera, quando lui tornava dal lavoro, mi portava con lui e andavamo a buttare, adesso non mi ricordo come si dice esattamente, comunque andavamo a portare praticamente ai pesci da mangiare, dove lui ci andava magari a fine settimana, quindi andava a buttare del mangiare sempre nello stesso punto, buttava sempre del cibo proprio sullo stesso punto. Poi il fine settimana andava proprio in quel punto lì a pescare e prendeva tantissimi pesci. Quindi la stessa cosa è praticamente, io adesso ho pescato qui. Sto facendo un esempio strano, però ho pescato qui, adesso in questa zona qui dove io sono rientrato, qui nella seconda posizione qui, e poi con la terza, se non mi ricordo bene dove erano i punti, uguale. Adesso io ho solo questa con lo stop a pari, che mi va benissimo, anche se me lo prende, però che addirittura metà me la sono già chiusa. Ma se adesso io continuo a osservare il posto, perché sicuramente ci andrò a pescare di nuovo, ok? Perché so che qui si può abboccare qualche pesce. Andiamo a vedere un attimino però anche l'analisi tecnica in questo punto, perché questa è una candela a 4 ore che è una pin bar. Adesso ci sono indicatori che disegnano le pin bar, c'è l'indicatore quello con lo smiley per le pin bar rialzisti, lo smiley per le pin bar ribassisti, tutto quello che volete, però io non, da qualche parte ce l'ho nel cassetto, dico, nel senso che ho una cartella piena di indicatori, da qualche parte ce l'ho, però anche se non sto a guardare queste pin bar, non le uso tutte perché ne troverebbero tantissime. Abbiamo adesso però nel 4 ore una pin bar, dopo una candela rialzista molto forte, abbiamo questa candela di tracciamento. Attenzione, avete visto che cosa è successo adesso nel grafico? Sono le 19 minuti, quindi dati, non penso. Avete visto anche voi? O sono stato io? Allucinante, avete visto come ha rotto questa resistenza? Che poi è una resistenza o un supporto data dal Fibonacci. Incredibile, mentre stavo parlando ho visto zac. Mamma mia, però. Va bene, niente. Ok, niente, ha rotto questa resistenza e potrebbe essere un punto dove entrare, quello che intendevo dire io. Comunque, mi ha praticamente. Ah, incredibile, avete visto che. Sembrava che il grafico fosse stato bloccato per poi ripartire, invece no, era tutto in movimento. Vabbè, niente, torniamo nella nostra analisi, perché oltre a questo dovremmo fare anche un po' di analisi tecnica per dare un po', mettere nel. Questa qui? Sì, questa qui è proprio una zona di resistenza. Guardate qui, allora se io. C'è volatilità che se mi si blocca il computer, adesso ho capito il problema. Allora, se io da questo punto qui mi traccio una trend line. La facciamo così, la mettiamo però in colore diverso. Questa non mi serve. Praticamente in questa zona qui la lasciamo rossa perché adesso il prezzo è sotto, per comunque era verde. In questa zona dove era adesso ha praticamente sul Fibonacci accelerato a ribasso. Ha fatto 10 pips in un colpo solo. Quasi 10 pips, 7 pips. E continua a scendere. Quindi potrebbe essere la risalita dell'euro dollaro a questo punto. Attenzione che qui ci sono delle micro resistenze, non sono tanto forti perché siamo in un time frame un po' più
ristretto, però insomma, boh, vedere questa cosa qui. A questo punto, se dobbiamo andare nel dettaglio, potrei mettermi con Fibonacci su questa espansione. Da più vuole, più piccolo. Non andrei neanche a prendere questa, ma proprio questa espansione qui intera. Ok, poi al limite posso anche cercarmela solo su questa per vedere dove sono. Guardate l'abbandono del 50% di Fibonacci. Quindi l'espansione era questa, l'abbandono del 50% di Fibonacci che rientra esattamente nella zona di supporto di resistenza. Questo lo so. Per i long questo qui è in uscita. Ok? Certo, per chi vuole entrare short era l'entrata, per chi invece era long quella era l'uscita. Poi voglio andare un attimino ancora più, anche se c'è lo stesso colore, andiamo solo a metterlo, poi lo togliamo. Il 50% è praticamente la fine di questa candela. Quindi questa potrebbe essere l'exit, l'uscita praticamente della posizione. Se uno entra qui, l'uscita è la candela intera, ok? Chiaro che non me le lascio tutti questi filonaggi, sennò diventerei pazzo, però, ma che cosa sta succedendo? Non lo so, ma sta scendendo. Bella, bella questa, bella vista così in tempo reale, una bella discesa. Andiamo a vedere però negli altri time frame. Candela daily rossa oggi, dopo questa alzata qui. Questo qui è il punto dove praticamente io dovevo prendere profitto con la terza operazione, non l'ho presa, l'ho chiuso praticamente con pochissima perdita, dove ho chiuso anche la seconda operazione con poco guadagno, quindi lì ho fatto pari e va bene anche così. Ritorniamo sempre al punto che bisogna rimanere nel mercato più tempo possibile, in questo caso, no? Mai anni. Vedete che sta proprio spingendo giù. Va bene, mi sto suonando pensando che magari non era il momento giusto di chiudere le posizioni, però va bene, vai, alla fine è così. Va bene, allora, diamo altre analisi tecniche su questo indicatore, su questo non ce l'ho, a parte questa qui che serve un po' prematura farlo perché siamo in candele 4 ore, quindi un attimino prematura, visto che le candele non sono tanto, diciamo, sono un po' fresche per il momento, però vabbè, la mettiamo dentro, poi non fa mai male una trend line. Ok? Bene, quindi siamo messi qui abbiamo una trend line che diventa una trend line traversa. Aggiorniamo un attimino, un attimo che se io vado a vedere nell'orario questa candela qua, boh, va benissimo così. Ok, continua a scendere, continua ad andare, vi ripeto, per chi è entrato short o per chi è short anche prima del webinar che ne so io, questa sarebbe una zona più o meno da prendere profitto, quindi 30 pips per intraday vanno benissimo. Ok, andiamo a vedere però che cosa è successo nel frattempo con questa discesa. Allora, la correlazione inversa che c'è del 40-45% tra l'euro dollaro e il dollaro yen dovrebbe portare, e qui vedo anche che c'è un, vabbè, qui ho sbagliato il grafico, cioè, vabbè, possiamo andare a vedere che c'è una ripartenza comunque ciclica, potrebbe essere, ma una ripartenza dell'euro dollaro però si è bloccato. Non è talmente, vedete che manca quella correlazione che sta avendo col dollaro yen. Sì, le notizie adesso, ci sono delle notizie sulla sterlina dollaro che magari se non sono positive per la sterlina, perderebbe un po' di valore il dollaro, quindi salirebbe un po' tutto quanto. Se sono invece negative per la sterlina, magari il dollaro, non so come analizzare le notizie sulla sterlina,
sono un po' strane perché la correlazione è del 50% e quindi non so, guidare le posizioni guardando le correlazioni diventa veramente una cosa difficile. Le correlazioni sono più una cosa per mettere in copertura il conto, se possiamo dirla così. Cioè, nel senso che se sono esposto con tanti dollari o tanti euro, la viceversa potrebbe essere una sterlina, per esempio. Però lì entriamo veramente un po' in un'altra spiegazione che sarebbe un po' difficile da riportare. Ho cercato una volta di fare dei webinar sulle correlazioni, alla fine mi sono impaltanato nel discorso perché alla fine è difficile veramente riportare. Cioè, dopo un po', come io dico sempre, verso le 15, 15:30, 16, la mia concentrazione incomincia a mancare. È meglio che non sto più davanti al grafico, non faccio più niente perché o meglio faccio solo quello che devo fare, ma non sto lì a fare didattica. Sì, immaginavo che era solo per informarvi, no? Tanto ce l'abbiamo qui. Ok, perfetto, allora qui lo lasciamo andare. Andiamo a darci un'occhiata come si è comportato, sta salendo, chiaro, chiaro sta salendo, 100 euro sull'euro dollaro, fermo, allora. Buono, dai, non si muove più. Mi ha stupito questa discesa sul dollaro yen. Ok, andiamo a vedere l'oro. L'oro che con questo Fibonacci qui, mi sa che chi sta seguendo tutto il Fibonacci fino dall'A alla Z, non so, sul 50% di Fibonacci sta su ogni linea del Fibonacci. Vedete qui per esempio venduto, qui venduto, ancora addirittura magari ho io il Fibonacci messo male, non lo so, forse lo abbassiamo un attimino. No, questo non è il Fibonacci, questo è il Fibonacci. Sì, dovrei abbassare un attimino così si avvicina di meno. Ok, forse ho sbagliato io, però uguale, non importa, questi sono comunque livelli presi come zona, il mercato è sceso. Dopo aver visto questa pin bar daily, da qui era chiaro che se saliva e tornava sotto, questo era uno short assolutamente. Ok, adesso dove è messo il prezzo non c'è un'indicazione, però magari dal 61 e 8 si può ricominciare a venderlo. Però devo stare attento, se io lo vendo in questa zona qui, togliamo questa trend line, no, la lasciamo. Se io vendo in questa trend line, in questa zona qui, devo stare consapevole che magari sto vendendo solo un ritracciamento o un piccolo ritracciamento da questa zona perché magari il prezzo potrebbe tornare su. Ok? Non è andato a buon segno questo segnale perché il prezzo non ha chiuso sotto. Se il prezzo però mi rimane sotto il 61,8, essendo candele daily non le devo fare subito, posso anche aspettare di vedere la chiusura della candela. Se la chiusura della candela è superiore o sotto il 61,8, potrò prendere posizioni short oppure addirittura potrò prendere posizioni long. Ok? Sul 4 ore la chiusura del gap è già stata. Andiamo a vedere se c'è qualcosina ancora da inserire. Ma vediamo che, guardate come sta salendo l'oro adesso, e lo sto guardando perché anche nell'altro grafico. Sto guardando nell'altro monitor che, avendo più monitor, sono avvantaggiato, diciamo, rispetto a tanti altri, ma perché vedo, si riescono a vedere veramente i movimenti, perché si vede questa linea che sale su in alto. Non so che cosa sta succedendo sul mercato. Il dollaro yen che fa questa candela così ribassista, l'euro dollaro che stava scendendo si è bloccato e adesso l'oro che sta facendo questa cosa qui. Ma sopra l'1.200, cioè l'1.200, 1.200, non so. Mi attendo soltanto che magari il DAX adesso incomincia a perdere quota, ma sembra bloccato, inchiodato lì in alto. Anche qui adesso possiamo andare a vedere, lasciamo stare l'oro, andiamo a vedere il DAX con una possibilità di shortarlo se fa
quello che ogni tanto fa, perché se non lo fa lo lasciamo stare. Nel senso che se il prezzo mi va qui sotto, lo posso portare fino al pivot. Però il prezzo mi deve andare fino a qui sotto. Adesso è praticamente, ah qui anche, non si è neanche, scusate anche, non si è aggiornato l'indicatore. Aspettate un attimino che sto guardando, che mi mancano. Un attimo solo che. C'è qualcosa che non va. Diverso qui. Ok, niente. Sto guardando nell'altro monitor che cosa sta succedendo sul DAX, perché mi sembra che l'indicatore sia messo diversamente. Boh. Insomma, magari guardi anche tu un attimino, Umberto, se ce l'hai a portata di mano, come è messo da te l'indicatore, se è messo anche così, o se c'è una discrepanza da un conto all'altro, forse. Essendo questo un conto demo, magari c'è qualcosa che non va. Boh. Ok, comunque. Uguale a questo, allora è uguale. Allora, se il prezzo mi va qui sotto, quello che non sta facendo, ma poi vado a controllare, magari sto usando un'altra piattaforma. Se mi va qui sotto, me lo porto fino al pivot, che è quello che vorrei fare. Anche perché se mi va qui sotto, coincide con questo indicatore del William, che questo è un indicatore che si muove veramente con il prezzo, perché mi prende il range. Quindi se questo indicatore qua incominciano ad andare tutti e due sotto la linea del meno 20, avrò anche l'indicatore ciclico che non ha sequenze cicliche, però lo uso come, diciamo, bussola, visto che è già qui in alto, dovrebbe andare anche giù. Quindi a questo punto qui, questa è una bella posizione per il DAX. Se invece non lo fa, vabbè, non lo fa, pazienza, giusto? Ok. Sto guardando se magari è proprio l'indicatore o sono io che vedo male. Scusate insieme. Mi è sempre un attimino. Niente, non riesco più. Dopo controllo, controllo. Ok. Perfetto, allora. Poi. Avete ancora qualcosa che magari volete analizzare con più occhi? Cioè, se lo guardiamo tutti assieme. Ah, sì, certo, chiaro. Tu dici come sono inseriti tutti e due? Ah, è semplicissimo. Guarda. Tu prendi il William dalla lista del navigatore, lo devi prendere da qui dentro. Allora, questo qui, il William, lo prendi. Lo trasporti qui dentro e lui ti chiede che periodo vuoi, che tu lo metti, che ne so, 50 per differenziarlo, lo mettiamo giallo e dai l'ok. E quindi avrai all'interno di un indicatore questa cosa qui. Te l'avevo già detto, no? ok, semplicissimo, però questo trasportare un indicatore dentro un indicatore non è possibile per tutti gli indicatori. Perché se io adesso trasporto per esempio il William dentro uno stocastico, lo stocastico lavora da 0 a 100, giusto? Infatti c'è il 20 e l'80. Questo invece lavora in un altro, è costruito diversamente, lavora da 0. Da 0 a meno 100, infatti i livelli sono diversi, uno stocastico qui dentro non potrebbe lavorare e viceversa neanche. Quindi se lo metti dentro magari lo stocastico ti dà un segnale che non è quello che normalmente darebbe, no? Non tutti gli indicatori possono essere inseriti. In questo caso, essendo un William dentro un William, chiaro che ne puoi mettere 50. Ok? Perfetto, questo ce l'abbiamo. L'oro è sceso di un attimino dopo la mega salita. Si è fermato un po' tutto quanto. Adesso tra 4 minuti ci guardiamo i dati e poi andiamo nel fine settimana. Bloccati, non bloccarti.
Ah, questa qui, ecco cosa mi stava dicendo ieri sera. Ecco cosa, non riuscivo a capire perché si parlava di congestione. Sì, questo è un mercato in congestione, chiaro. Allora, qui abbiamo la candela primaria che mi dà la congestione, le tre candele interne, questa qui la parte alta della congestione, il prezzo scende. Nella parte bassa della congestione si dovrebbe comprare. Anche se la parte bassa potrebbe essere quello che andiamo a vedere nel foglio bianco, così per chi non c'era l'altra volta, spiego di nuovo questa cosa qua, molto interessante secondo me. Allora, se io ho una bravo. Se io ho una candela così, deve essere assolutamente una candela grande perché di solito le congestioni sono fatte di vetro. Questa è una candela. Se all'interno di questa candela poi mi si formano candele che sono tutte insider, praticamente che chiudono tutte all'interno di questa zona qui. Adesso facciamo prima l'esempio, poi adesso sono andato troppo giù. Allunghiamo un po' questo. Rendere l'idea. Se io ho l'interno di questa candela, tutte le candele, le prime tre candele che mi chiudono all'interno di questa candela, da qui in poi la quarta è una congestione. Abbiamo avuto adesso sull'euro yen la congestione che dalla parte alta sta andando sulla parte bassa. Così adesso il grafico, no? Non è andato a rompere questo. La prima rottura che avviene di solito è una falsa rottura. Quindi se io adesso ho questa candela qui che mi prosegue a ribasso e mi rompe anche la congestione che va giù, in ogni caso questa zona qui è la zona dove io devo entrare long in ogni caso, perché questa di solito la prima è una falsa rottura. Scusatemi, mi è venuto uno spavento. Allora, quindi la prima potrebbe essere grazie, grazie. Ok, mi sta di solito mi fa una falsa rottura, quindi torna dentro nel canale, diciamo, che ha formato questa candela della congestione. Quindi in ogni caso questa è una posizione da prendere long. Euro yen long si potrebbe mettere addirittura un ordine pendente. Bene, allora torniamo che così escono i dati, ce li andiamo a vedere, cancelliamo questa cosa qua. Era proprio da seguire questa cosa qui perché era molto bella da vedere questa congestione. Infatti, segnata, l'avevamo segnata. Questa addirittura è un ordine pendente qui, long, e un ordine pendente long qui, perché siamo nella parte bassa della Bollinger, deve andare nella parte centrale. Siamo nei minimi assoluti, in questo caso. Comunque. Ok, anche per questo l'abbiamo fatto. Vorrei andare a vedere anche il weekly del dollaro yen. Come si è messo? Il weekly del dollaro yen. Ok, questa settimana è long, fermata qui. Price action. Si è bloccata, normalmente doveva arrivare fino in alto sui massimi assoluti. Può darsi che se invece con questa settimana adesso più o meno chiude in questa zona un po' più basso, un po' più alto, però non va a rompere il massimo di questa settimana, può darsi che sia questo il massimo assoluto e da qui incomincia il rally del trend short. Vedo le Bollinger si stanno stringendo, c'è un po' di compressione del prezzo e va bene anche lo stesso. Allora, sterlina, sono usciti i dati, andiamo a vedere. H1, andiamo a vedere i dati, un po' negativi, ma vabbè, ma il pittoriale è come previsto, movimento non ce ne sono, a parte l'oro che sta schizzando ancora in alto, vedo che non c'è più niente. Allora, andatemi a vedere, andiamo a vedere cosa dice. Addirittura su 15 minuti l'ho messo, non si sta muovendo. Ok, chiudiamo tra un po' il webinar. Allora, dollaro yen che continua la sua discesina, andiamo a vederlo su 4 ore che abbiamo l'analisi, continua la sua discesina. Ok, quindi già sta arrivando anche nella traversa, rompendo la traversa dovrebbe accelerare anche. Poi andiamo a vedere l'oro che
sembra aver preso spavento di qualcosa, sembra, non so, sta arrivando nella zona di resistenza, mini resistenza, no, micro resistenza, siamo sulla, questo è l'argento, stessa cosa, allora andiamo a vedere sull'H1 dell'oro, scusate. Ah, questo non ha sentito. Non ha neanche sentito il botto della resistenza. Guardate come ha rotto questa microresistenza. Il perché di questa salita? Di solito si compra l'oro quando il dollaro è debole, giusto? Per una classica, una questione classica che se io compro oro con il dollaro caro mi danno meno oro. Se io compro oro con il dollaro debole ho più. Pagando di meno me ne danno di più. Ok? In questo caso. Ma non lo so, sta salendo, non, il motivo non lo so perché il dollaro è forte, sta salendo tutto mentre l'euro yen sta scendendo, e io guardo nel monitor master, diciamo dove ho tutti quanti le quotazioni. Ma, ok, niente. Bene, per il webinar del venerdì va bene così? Magari lo metto nel blog come spunti. Una cosa che vi volevo dire, che nel blog io ho messo una bella cosa, vediamo se riesco ad azionarla così. Ok. Ho messo una cosa, a parte che ho messo una pagina in più che è il backtest, che lì metterò i test che sto facendo, quelli più belli, logicamente consigliati per l'uso del robottino, ma qui ho un backtest, non vado ad aprire adesso il video, però ve lo andate magari a guardare, che ha fatto praticamente in 8 mesi, che poi non sono neanche 8 mesi, sono 7 mesi perché mi sono accorto che mi mancava anche gennaio, quindi da fine gennaio, dal 28 gennaio fino a fine agosto, quindi 7 mesi, il backtest sul DAX con dei parametri diversi, ho studiati abbastanza bene, anzi molto bene, perché vedo che non ha fatto neanche una posizione in perdita e ha raddoppiato il conto. Io faccio sempre i test da 1000, il conto da 1000 è arrivato a 2036, mi pare che era, senza fare neanche una perdita e senza mai andare sotto il capitale iniziale, quindi non ha mai portato il capitale sotto i 1000, è una cosa molto ma molto buona. Ok, comunque io vi ringrazio della partecipazione, chiudo adesso la registrazione.